Salve a tutti i corsari del web, io sono il Coissaro e quest'oggi siamo ritornati su Tales of Berseria. Eravamo rimasti qua davanti a questa porta e... Oh, salve, Demon Codice Rosso, finalmente è un cobra. Non lo andremo a sfidare, no, appena lo troviamo. Comunque eravamo rimasti davanti a questa porta, controlliamo. La porta è protetta da una barriera magica, al suo interno percepisce la presenza di mana del fuoco. Mana del fuoco, quindi è un mala che ha fatto tutto ciò, però teoricamente da qua... What's that doing here? Oh, I think these were used to keep robbers away, like wards around old king's tombs. I've read about this. There's a trick to the stone. It reacts to heat. Heat, huh? Then there's only one thing to do. Abbiamo un acciarino. Candela e porta. Alcune porte sono bloccate. Errore grammaticale! Alcune porte sono bloccate da incantesimi del fuoco e non possono essere aperte con metodi convenzionali. Oh, che bella acciarinata! E apriamo la porta, perfetto. Cerchiamo di ricordarci mentalmente dove si trova la caverna qua del demone codice rosso, perché dovremmo andarlo a beccare. Qua ci sono centipedi, non morti, oggettini. Però non so, proviamo a fare uno scontro pericoloso. Uniamoli un po' qui, perfetto. C'è un golem di roccia a caso che non c'era minimamente nella battaglia, però vabbè. Probabilmente vi avrò mostrato delle scene in cui io ero in silenzio, però avete visto che cosa stava succedendo? Cristo, c'era esplosioni gigantesche. Credo di sì. C'è un forziere troppo così. Pensavo fosse un mimic di fare la bella figura. Potrebbe essere di qua la cosa per il demone codice. È di qua. Signore, come siamo messi? Ah, Velvet, cosa ti è successo? Credo sia successo perché è rimasta troppo in forma Therion prima. Velvet? No, pochissime. No. Signor Verbena. Poveri tutti gli altri, oh, veramente, però Velvet deve essere la protagonista. Va bene, così è tornata. E quindi qua c'è il demone codice rosso. E boh, lo andiamo a far fuori, perché ormai siamo diventati cacciatori di demoni codice rosso. Lo becchiamo. Coraggio. È il momento di fargliela vedere. Grande l'arte mistica. Dobbiamo stare attenti. Vuole attaccare proprio noi, eh? Cerchiamo di... Ok, sono già stati abbattuti tutti gli altri. Bene, allora andiamo da te, Apo de Formaterion. Bisogna stare molto attenti. Dobbiamo vedere che abilità possiede. Rotazione massiccia. Che quindi fa tipo fidget spinner a un certo punto. Siamo diventati molto potenti, se guardate, lo stiamo... Arte mistica anche. Sì ragazzi, siamo diventati molto potenti. E se i pretori dell'abbazia fanno fatica ad abbatterli, noi siamo molto più potenti ora. Molto più di loro. Chissà se Eleanor si stupisce. Cioè, quando abbattiamo uno di questi demoni. Sarebbe divertente da vedere. Tipo, cosa, com'è possibile che loro riescano a fare queste cose? Quanto sono potenti? Oh mio Dio, aiuto, aiuto. Just how does this sword work? Don't touch it. You'll hurt yourself. In other words, the rest of her is fair game. Not unless you really want to get hurt. Che scena divertente. Bellissimo. Mi pare di muovere, puoi toccare qualunque altra parte del suo corpo. Non osare, ti faresti ancora più male. Bella. No, di nuovo la testuggine. Quello là ci odierà a morte. Allora, tono positivo, perché adesso c'è picchie. Ciao, come vanno le cose? Il porto dell'isola di Cadnic si trova oltre la porta di lata alla fine dei tunnel. Un attimo.
Anche questa informazione è gratuita. Ok, sono molto contrariato del fatto che non ci sia stata una scenetta. Vabbè, hanno controllato, diciamo qualcosina ho preso, ma non troppo. Ci daremo la pazza gioia del... equipaggiamento tra un po'. Rumori di spade. Oh merda! No. Well, if you aren't the craziest demon, your body's harder than your own sword. Who's this? That's Lord Shigure, one of the only two legate exorcists in the entire abbey. Uno dei soli due esercizi. A legate, same as Melchior. Cavolo, è lui che sta cercando Rokuro. Eleanor, fancy meeting you here. What the hell happened to you? You get captured by a demon? Or are you a turncoat? I'm... don't matter. I do my own thing. I got no standing to tell you how to live. Still, today's my lucky day. Never thought I'd encounter the one and only Stormquell. Shigure, I think someone che cazzo è? Your attention. Cos'è, un Malak? He looks lonely. You're right, I'm being a jerk. Just can't pass up the chance to tease my mio little fratellino, brother. Immaginavo. Can I, Rokuro? Your brother? You haven't changed a bit, Shigure. You go blind, dumbass? A bucket load stronger now. Immensamente più forte. You're the one who hasn't changed, I bet. You still hung up on trying to take me down? The one you want to beat in a fight? That's him? I'm not who I was that day either, brother. Oddio, abbiamo visto per la prima volta l'occhio di Rokuro. Si è diventato un demone. Now it's getting good. But I wonder, has that really changed anything? When my real storm howl breaks your sad reject again, you gonna piss yourself like last time? Cavolo. Cavolo ragazzi, un altro combattimento di quelli wow. Devo stare attentissimo. Ok, ora ho capito come funziona Rokuro qua. Cavolo, non doveva stordirmi lui. Svegliati Rokuro. Cavolo. Ah. Aspettate. Posso farcela? Per concentrazione. Ah! Nada. Proviamo, non è difficile. It's been too long since we crossed swords, brother. Shut up. You're dead. I'll make you regret sparing my life last time. È molto figa la mossa di Rokuro, della vendicativa. Ah, però non deve stordirci, questa è l'ultima cosa che deve fare l'avversario. Poi può avere anche un hyper armor, perciò bisogna stare molto più attenti anche. Poi, ce l'abbiamo fatta! Ora sei feroce come un vero demone. Magnifico. Niente male in combattimento, But alas, I think our fight's over. Rokuro! What? My body! I said stay out of this! We're just getting started!
Ma la spada è spezzata. But we're done for today. Oh, calm down, Rokuro. We could have a real fight sometime if you actually brought a decent sword. Go ask that old bastard there to make you one. I'll be waiting. Huh? Who? That demon in the armor. Kurogane. The blacksmith from the story. In favore di quella storia. I'll be waiting for you at Port Cadnic's. Unless you can beat me. Quindi la Serpente Tempesta non è quella di Rokuro, ma è questa di suo fratello. You got a problem with it, lady? Best of luck, you demons. You'll need it. Lord Shigure, sir. I'm on a high-level mission. Eleanor, babe, I get it. You've gone rogue. Have fun with that. Hai tradito l'abbazia, buon per te. I'll see you again. I'll kill you. Cavolo! Cattivissimo! He wasn't even trying yet. You can tell. È solo un assaggio! Miseria ladra, quanto è potente! We'll fight him together. That won't work. But there is another way. What are you talking about? What way? Follow me. Oh! Figo! Seguiamo il demone in... Andiamo con lui! Sembra evidente. Oh, ehi! Velvet, aren't we going after him? Appunto. This is his fight. It has nothing to do with me. Oh, no! But Shigure said he'd be waiting at the port. He may be a nutball, but I don't think he's fool enough to let us slip past. Ah, okay. Exactly. And as a swordsman, he's even more skilled than Artorias. Porca merda! That's saying something. We're mice with our tails pinned. And the cat's licking his lips. At the very least, Kurogane seems to have some kind of plan. Fine. We'll hear what he has to say. Per fortuna Velvet ha cambiato idea. Morgrim, il malacfelino. E immaginiamo, insomma. What was that fat cat creature with Shigure? You mean Morgrim? She's a Malak. She just looks different. And? And what? She has all the abilities of a Malak. I'm not trying to keep anything from you. All I know is her name and that she's a Malak. Huh. Lord Shigure is an exorcist legate, but he's also a warrior who can match exorcists or demons even without the use of Malak arts. Since no one has ever seen Shigure use an art, Morgrim is considered one of the seven wonders of the Abbey. Una delle sette meraviglie della Abbazia. The seven wonders of the Abbey. Che cosa succede? No one knows Morgrim's capabilities or even the details of Shigure's pact with her. No one! Except me, that is! Veramente? This is all highly classified, but Morgrim is incredibly lazy. The price she demanded of Shigure for making a pact with her was grooming and defleeing. Anything else? Oh, and on a point of sensitivity, she's chubby, not fat. She may be our enemy, but she's also a woman. You should try not to hurt each other's feelings. Anything else? Her thick eyebrows are all the rage with Malakim, so much so that false eyebrows are expected to be the next big thing! Well, if he's that strong without Malak arts, I don't want to see what he's like with them. Ok, va bene. In parole povere, se riusciamo a battere qualcuno come lui, potremmo riuscire a battere Artorius, forse. Oh, sono, come ha fatto l'armatura una passata di qua? Non lo so. Passiamo anche noi. Oh! Siete andati lontanuccio? Ma va bene, va bene. Direi che possiamo interrompere l'episodio non appena troveremo Rokuro e vedremo cosa sta succedendo. Quindi andiamo. What were you thinking, Eleanor? Attacking a legate like that? Well, I just thought Rokuro was going to die if I didn't intervene. È stato l'Afiset. You'd kill one of your own allies for a demon? I acted without thinking. Sometimes I'm too soft-hearted to a fault. I'd say it's less that and more just stupidity. Ma you're supposed non è stata Eleanor. Don't get yourself into trouble you don't need. È stato... Even if one of her own is in danger? Even then. This kid must be really important to her. All right. I understand. Luffy said, next time she acts up, stop her. Understand?
We don't know what. Ma è stato l'Apiset a mandarla. Okay. Thanks for not telling on me, Eleanor. And I'm sorry I hijacked your body. I understand how it feels to want to protect your friends. The problem's with those demons, not you. But I think Velvet has the capacity to feel the same way too. At least when it comes to her brother. Is that why you're staying with her? I'm not sure. It's hard to say. I have to figure out what's going on with this group. If I ever hope to wrest the child from them. Abbiamo tutti obiettivi diversi, Eleanor. È un po' difficile trovare un qualcosa che possa separarci. Insomma, puoi anche separarci, però in fondo un giorno ci ritroviamo allo stesso punto. C'è poco da fare. Pura coincidenza. Allora, dovremmo essere... Ui, una salita... Ah, no, no, passaggetto. Forse è qui. Forse però. Procuro, ci sei... C'è una ca... Ma è identico a quel asset riutilizzato. Procuro, where are you? Ci sono troppi passaggi. È per troppi passaggi, ragazzi. Intendo veramente troppi passaggi. Cosa sono questi passaggi uno dietro l'altro? È un vero labirinto questa zona. Qua c'ero curo, va bene. Però dobbiamo indagare indietro. Una cassa d'oro, niente male, ragazzi, eh. Orecchini della succube. Per me, non so perché, ma l'avevo immaginato ancora prima di vedere che per chi fossero. Vedi un po' cosa fanno. Manca un attacco fisico, non credo che serva. Ma cosa mi dite? Perché secondo me magari utilizza solo attacchi magici. Tipo me. Però cos'è quella stradina? Cosa serve se qua c'è solo una cassa? Tutti cazzi. Andiamo da Rokuro. Che immagino che comunque stiamo andando alla forgia dell'amicone. Perché sennò non è che... Oh, un salvataggio. Voglio fare il cattivo? Laboratorio di Kurogane, infatti, immaginavo. Però... Forse sono stato per in troppi episodi un po' cattivello. Signori, andiamo prima a prendere il nostro amico. Poi chiudiamo. Come promesso, non posso fare questa cosa. Anche io sono curioso. Ok, c'è una cassa proprio da qualche... Là! No! Volevo prenderla. Wow! Look at all those swords! Tante spade. That's what happens. The legendary blacksmith Kurogane toils so hard, he forgets to die. Da dimenticarsi di morire. I gave up everything, thinking of nothing else but forging a sword that could surpass Stormhow. And before I knew it, you had traded your humanity for demonhood. I see I'm not the only one. So great was your grudge against your brother, the inheritor of Stormhow. Well... Guess we're not so different. You don't suppose you could hammer me up a new sword, do you? I've forged countless blades over these long years, yet not one has proven a match for Stormhowl. And yet you still seek a Kurogane sword? I'll put it like this. No matter how much you've failed across the centuries, you've never broken. Well, I'm the same way. If anything can break Shigure and his god blade, it's the bitterness I carry. Strangely enough, seeing you and your brother has given me an idea that might work. Addirittura. We'll forge you a new blade. Should we get some brightstone? Nope. No need for that. Huh? Should I take it from the top? If you would. My arms are all I'll be needing. What are you doing? Don't be alarmed. I'm just cutting free some raw materials for the sword. Ovvero? You see something new every day. You need his head to make the sword? That's right. With this fine clump of pure resentment,
I shall forge your imitation stone anew. No. I only keep this imitation as a reminder of how weak-willed I was in the past. To defeat Shigure, I've perfected the art of dual-wielding. A secret segreta di Rangetsu, wow. All right. If that's what you prefer, a pair of short swords it is. Wow. Whoa. We'll wait outside. Esatto, noi aspettiamo fuori. È stato incredibilmente epico. E ragazzi, stavolta faccio il cattivo. Troppe cose, lo faremo al prossimo episodio. Signori, spero che il video vi sia piaciuto. Ci siamo scontrati contro Shigure. Potrebbe aver fatto una figuraccia se ho sbagliato nome. Comunque sia, è molto forte, anche perché da quello, da detta di tutti, ha usato così di potere rispetto al suo così. Quindi, yeah. Spero che il video vi sia piaciuto. Il gioco si sta approcciando in una direzione abbastanza wow e si sta prospettando anche più lungo del dovuto. Quindi immagino che questa serie rimarrà a stare per un bel po'. Va bene, ce ne faremo una ragione, ci abitueremo. Siamo già abituati. Spero che vi sia piaciuto. Come al solito vi lascio in descrizione il link per la mia pagina Instagram. Condividete il video per supportare il canale e noi ci rivediamo con il prossimo video di Tales of Berseria. Arrivederci! Wii U!